Buongiorno cari amici, eccoci qui con la nuova puntata settimanale di RST Spazio 7, la rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. In studio con voi Rosario Moreno. Domenica 8 luglio, Atene, capitale umano in fuga, palazzi cadenti, negozi chiusi e molti espedienti. Cosa resta dopo il passaggio della Troica? Alexis Tsipras ha indossato la cravatta dopo aver incassato l'ultimo pacchetto di aiuti dall'Eurogruppo, ma nella capitale ellenica, nonostante i dati macroeconomici positivi, la rinascita stenta ancora a decollare, gli effetti dell'austerity sono palpabili. Sotto la forma di cannibalismo sociale, fenomeni di criminalità prima sconosciuti e forze dell'ordine in sorveglianza permanente. Lunedì 9 luglio, 'Ndrangheta, colpo ai clan di Rosarno, 31 fermi, droga per le piazze del nord, immortalata la scalata dei trafficanti. Grazie anche alle dichiarazioni di molti pentiti, gli inquirenti hanno ricostruito gli assetti e gli equilibri interni ed esterni della famiglia Cacciola, che ha iniziato a scalpitare contro il Bellocco dopo la scomparsa per Lupara Bianca nel 2013 di Domenico Cacciola. Martedì 10 luglio 2018, l'Unione Europea, Patuelli, ABI, dice Italia partecipi di più o rischia un nazionalismo mediterraneo. Poi evoca l'Argentina e la superinflazione. Il numero uno delle associazioni bancarie italiane dice lì il tasso di sconto ha raggiunto il 40%. Con la lira italiana negli anni 80 fu anche del 19%. Poi ricorda che la BCE di Draghi ha garantito bassi tassi che, penalizzando le banche, hanno favorito la ripresa e salvato la Repubblica nella gestione del debito. Il governatore di Banca Italia Visco ha detto adottare le politiche di sostegno della domanda vanno facendo attenzione all'equilibrio dei conti pubblici. Mercoledì 11 luglio, Juventa, 20 avvisi di garanzia per l'equipaggio ONG, MSF e Save the Children. La procura ha detto non fini illeciti, salvato vite. Poco meno di un anno fa il sequestro della nave dell'ONG tedesca Jugendrettet. I magistrati vogliono acquisire il materiale da telefoni e attrezzature di bordo. Le informazioni di garanzia sono indispensabili per procedere con gli accertamenti. Gli inquirenti, se hanno violato le norme, dicono solo per fini umanitari. Giovedì 12 luglio, ecco la prima sorgente degli inafferrabili neutrini cosmici, un buco nero gigante, messaggio per studiare l'universo. Per la prima volta i ricercatori sono riusciti a individuare la sorgente di una di queste sfuggenti particelle nate al di fuori della Via Lattea, grazie alla presenza di altri compagni di viaggio, i fotoni ad alta energia dei raggi gamma. Un risultato inseguito da decenni grazie al più grande telescopio per neutrini del mondo, Ice Cube, appunto. L'annuncio è stato dato in una conferenza stampa della National Science Foundation, la NSF USA. Venerdì 13 luglio, Torino incendio al campo Rom del 2011, ci sono quattro condanne con aggravante di odio razziale. Il 10 dicembre 2011 l'insediamento della Continassa era stato dato alle fiamme durante una manifestazione di residenti della zona dopo la denuncia di stupro di una sedicenne che poi ritrattò dicendo che si era inventato tutto. La Cassazione dice dire andate via a stranieri comporta l'aggravante dell'odio razziale. La sentenza della Suprema Corte, confermando una condanna nei confronti di un 45enne di Galateate che aveva provocato lesioni a due bengalesi, precisa che anche le espressioni generiche senza riferimenti alla razza possono indicare una discriminazione. E Salvini fa una provocazione su Twitter scrivendo andate via. Sabato 14 luglio 2018, Tribunale Bari parla l'imprenditore contestato, nessun rapporto con i clan, vicenda già nota, ora strumentalizzata. All'indomani della decisione del Ministero della Giustizia che ha scelto il palazzo per Impdap di Viobberdan, il palazzo ex Impdap di Viobberdan, di proprietà di Giuseppe Settanni, sui giornali alla Camera è montata la polemica per il passato dell'immobiliarista barese e per le modalità d'acquisto del palazzo in questione. Vicende giudiziarie.
L'uomo è stato più volte indagato, ma la sua fedina penale è sempre rimasta pulita e questioni di affari, insomma. Il diretto interessato ha già deciso di raccontare, cioè sabato, ha deciso di raccontare la sua versione al fattoquotidiano.it. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa RST Spazio 7, la rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. Vi ricordo che RST Spazio 7 è edita da RST Science e Pianeta OGTV. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.